il saluto più cordiale a voi tutti sintonizzati su Young TV, Bruno Bellucci e troupe dell'Occhio del Gufo che risponde presente da Ardea, dove sta per avere inizio il big match della giornata del campionato di promozione Girone C. Sul terreno di gioco, sulla sinistra dei vostri teleschermi, divisa gialla con bardatura verde, gli ospiti del Racing Club. Sulla destra dei vostri teleschermi, completo rosso con colletto bianco, padroni di casa del team Nuovo Florida. Bacchiocchi che si libera di Ciciani, va al cross, c'è una uscita da San Marco su T6. Ancora indietro per San Marco Ciciani. T6 al cross, pallone sul quale non arriva per la deviazione Edoardo Giacoia. Seferi ha ricevuto ancora questo pallone, si porta al centro, poi c'è una conclusione che termina facilmente. Ponziani, anzi scusate, T6 accentra per Mangano. Di Bari che va a cercare il tiro a giro, ma la conclusione è debole. Mangano sulla sinistra per il numero 15 Filippini. Cross di Filippini e c'è una conclusione. Parte Seferi, non riesce nell'inzuccata, da pochi passi bisogno, sarebbe stata sicuramente letale. Parte la parabola, pallone fortunatamente allontanato per i colori locali. Petricca sulla sinistra per Troccoli che non riesce a controllare, e direttore di gara che in questo istante manda le squadre negli spogliatoi. Risultato finale qui ad Ardea, team Nuovo Florida 0, Racing Club 0. Al termine del match terminato 0-0 siamo in compagnia di mister Andrea Bussone. Mister, una giornata assolutamente interlocutoria, visto che ha pareggiato anche l'Unipomezia a sorpresa contro l'ultima della classifica, la Fortitudo Academy. Si è avvantaggiato il Real Colosseum, che ha vinto contro praticamente lo Sporting Genzano, un campionato che è tuttora apertissimo sia per la lotta al vertice sia per la lotta per i playoff. Sì, siamo quattro squadre che arriveranno fino alla fine per giocarsi la qualificazione o il titolo del campionato. Io spero che arriveranno Nuova Florida, Racing e Unipomezia. Questo è il suo desiderio, però devo farle un appunto tattico, se me lo permette. Mister, io diciamo sono stato un allenatore e voglio dimostrare di essere bravo. Nel secondo tempo, diciamo, Seferi, il loro numero 7, è stato spostato sulla fascia sinistra e praticamente da quella parte c'era il suo giovane in età di Lega. Seferi è stato il giocatore più pericoloso. Non ha pensato magari di spostare Ponziani da quella fascia, oppure sono io che penso male? No, pensa bene, ma al secondo tempo abbiamo spostato Ponziani a destra e Temperini a sinistra. Si sono rinvertiti un'altra volta Seferi e Bozzoni, a quel punto l'abbiamo rispostato e poi un po' sarebbe stato un seguirsi continuo, abbiamo preferito lasciare Temperini a destra e Ponziani a sinistra. Questo per dimostrarle che se fanno fuori Andrea Bussone io sono pronto. Sono pronto. Allora Andrea, chiudiamo una partita però insomma un pochino bloccata, insomma, senza tante occasioni da gol, due squadre che sembrava che più che altro temessero di perdere. Secondo me la forza di Nuova Florida e Racing è la fase difensiva, siamo due squadre che subiscono poco. Poi speravamo nella giocata dei nostri fuoriclasse là Dante, sia noi che loro, mi aspettavo una partita bloccata così. E il pareggio alla fine è giusto e va bene. Mister ha inquadrato la squadra, abbiamo inserito molti giovani presi a dicembre, 95, 96, 98, oggi pure c'eravamo 2,98 in campo, per cui... Benissimo Presidente, chiudiamo diciamo con una previsione, se la sente di farla. Le quattro squadre, collochi un suo ipotetico ordine di arrivo. Tutte e quattro prima arrivo. Ci fa andare a fine giugno con eventuali spareggi, playoff eccetera eccetera. Speriamo che insomma sia una griglia più definita. Speriamo, dai. Benissimo. Questo campionato ancora è lungo, per cui vediamo che succede. Benissimo, grazie Presidente. Saluto.